Amici biker, buongiorno a tutti. Ciao. Oggi siamo ancora una volta in Valmaira, in provincia di Cuneo, con gli amici Mauro e Vanni per fare un giro che passa per la famosissima località di Elva. Siamo partiti dal fondovalle, da Prazzo, per raggiungere il colle San Michele. Come vedete, la salita è su asfalto, poi continua su strada bianca e poi dal colle prosegue su sentiero. Raggiunta Elva, proseguiremo verso il colle San Giovanni, nei pressi del quale c'è il famosissimo Fremo Cuncunà, quella roccia che si spinge a sbalzo nel vuoto come un trampolino, soggetto indimenticabile e obbligatorio delle foto in Valmaira. Seguono poi le divertentissime discese sui sentieri occitani. I pittori che abbiamo appena passato stanno dipingendo una montagna particolarmente bella, il Monte Chersogno. Siamo arrivati al colle. Poco dopo il colle San Michele inizia il sentiero al traverso, che in alcuni tratti è esposto, molto esposto, su dei vuoti vertiginosi. Da qui però possiamo ammirare i panorami della vallata nella parte alta. Sul versante opposto, la zona che vedete molto erosa, con rocce scoscese, è la zona del famoso Fremo Cuncunà, mentre la zona sopra Elva è caratterizzata dai verdi pascoli fino allo spartiacque con l'adiacente vallata Valvaraita, dove si trova il colle di San Peir. Ciao, grazie! Ma insomma, pensavo peggio. Ciao anche a voi! Il sentiero continua, sempre stretto ed esposto, con qualche passaggio su roccia. Bravi, 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 eh. Bella, 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 però, eh. Bella, bella, sì. Scende tanto, però qui siamo, come dire, più in sicurezza. Sì, ma poi, anche perché conta avere un baratro Certo, che il più certo. Piccolo errore sei sotto. Sì, 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 sei finito. Conta avere una qua, cosa più degradata, scivoli, esatto. Sì, però ma scivoli. No, ti fermi, guarda che bel bosco. Raga, possiamo procedere in salita adesso. Siete contenti?
Sì, certo. Ed eccoci ad Elva, ci dirigiamo subito al pezzo da 90 di questo paese, l'antica chiesa romanica di Santa Maria Assunta, affrescata dal pittore Hans Klemmer, pittore ufficiale dei Marchesi di Saluzzo. Prima di entrare in chiesa, alzando gli occhi, vediamo dove finiscono i pascoli al colle Bicocca, alla cui sinistra sale il pelvo d'Elva. Siamo oramai prossimi al colle San Giovanni e subito scendiamo per raggiungere il famosissimo Fremo Cuncunà. Ed ora finalmente si ricomincia a guidare in discesa sui sentieri occitani.
Colle Bettone, adesso raggiungeremo i vari San Martino, superiore e inferiore. Anni, da sotto c'è Ponte Marmora. Finalmente una bella mulattierina, un po' verticale. Qui abbiamo un doppio tornantino, perfettamente ciclabile. E qui c'è suo cugino, anche lui ce lo facciamo liscio. Ecco, qui le dimensioni dei tornanti classici da mulattiera sono facili da percorrere. Ecco gli amici pronti a riprendere la discesa. Ehi, grandi, grandi! Siamo quasi arrivati alla strada e il nostro sentiero è finito. Finisce qua. Ok. Questa è la famosissima strada per Elva, quella che si sviluppa tra le rocce incombenti, ma che ora non si può più percorrere, come vedete dai numerosi cartelli.
In più, una frana molto importante la ostruisce, togliendo ogni tentazione a chi si volesse avventurare. Stiamo rientrando a Prazzo lungo la pista di fondo che corre a fianco del torrente Magno. Aggiungo solo che a Prazzo c'è il Museo della Canapa e sopra ovviamente ci sono i relativi sentieri. Bene, il nostro giro si conclude qui. Vi aspetto al prossimo. Se mettete un commento è sempre molto apprezzato. A presto, ciao a tutti!